Pisa più che mai intenzionato a rialzare il filo con la vittoria. Partenza a testa bassa e infatti Danna al sesto non guarda al centro e fa un passaggio a manita. Dopo un minuto discesa veloce di Gabionetta che va al cross, testa di Castiglio, la palla è alta. Poi vi sono una ventina di minuti in cui Messina, copertissimo, riesce a controllare e frenare tutti i tentativi pisani, grazie soprattutto al lavoro di D'Aversa e Coppola a centrocampo. Ma al trentesimo i nerozzurri di Ventura si scuotono, con Castiglio che dà a Kutuzov controllo, poi stringe al centro e gran destro che manita controlla a fatica, poi salva in angolo la difesa e il portiere gradisce. Poi c'è Castiglio dal limite, fa tutto bene anche il tiro, ma c'è sempre manita che mette in angolo. Passiamo alla ripresa e si fa male subito Coppola. Il capitano messinese deve uscire, al suo posto entra Provenzano, 19 anni. Alla quattordicesimo c'è un doppio intervento di manita che salva la porta, prima sul tiro di Gabionetta, poi la seconda è una deviazione sul tiro di Danna veramente portentosa. Alla quarta d'ora l'evento tanto atteso, dopo due mesi rientra Cerci e il ragazzo dimostra subito di essere sempre lui. C'è un po' di nervosismo con l'intervento di Raimondi su Moro, Gervasoni ammonisce il capitano, ma in certi casi il rosso diretto non sarebbe un'eresia. Alla mezz'ora, dopo l'espulsione di Castiglio per doppio giallo, il Messina fa capolino nella metà campo pisana. C'è una botta di D'Aversa da oltre 30 metri, nessun problema per Morello. Alla 41esimo Cerci si libera al tiro, ma il sinistro è debole. Due minuti dopo ancora Cerci, ma il suo mancino non è ancora quello che conosciamo. Gervasoni concede 6 minuti di recupero e per poco ne approfitta il Messina. Foti in agilità sulla linea di fondo, palla crossata al limite, c'è prima un tentativo a vuoto, poi il destro di Schetter sbatte sulla traversa e finisce sul fondo. L'ultimo tentativo è di Ciotola, ma il tiro è abbondantemente alto e termina l'incontro. Pisa e Messina 0-0.